comma 3 del codice di giustizia sportiva. Con l'entrata in vigore della legge 20 agosto 2001 numero 336 sono previste anche pesanti sanzioni penali per gli stessi. Pertanto si invitano di... Sì. Cambia gioco Costantini, occhio a Trimarco sulla destra, controllo, c'è dentro Lo Bosco, prova la conclusione, Trimarco centrale, facile per Cizza al nono. L'Argentina, Trimarco, Costantini, occhio alle ripartenze della formazione ligure, il lancio profondo, a cercare Lo Bosco, Cizza ancora all'avventura, mette giù Lo Bosco, calcio di punizione. Qui è Costantini il pericolo principale. 18esimo, parte proprio Costantini, la palla sotto l'incrocio dei pali, Argentini in vantaggio, esecuzione perfetta di Costantini, 1-0 per gli ospiti al 18esimo. Bernazzani, attenzione a Trimarco sulla destra, traversone morbido, non arriva, Lo Bosco di un soffio al 27esimo. Palla in verticale, Costantini, occhio alla prateria sulla destra, il tocco per Garattoni che ha seguito, la conclusione Cizza, mano aperta in calcio d'angolo. Dragoni prova l'iniziativa, grande giocata di Dragoni, il destro respinto, ottima l'iniziativa di Dragoni, se l'ha cavata in tuffo Manis al 31esimo, primo tiro verso la porta. Cocu, buono traversone per Marjanovic, poi Di Placido colpisce male. Di Placido, che occasione, che Poesio. Parte Alvi, terzo uno schema a cercare Buglio, rischiosissimo perché sì, poteva intercettare l'Argentina, a quel punto sarebbe nato una ripartenza. Occhio a Dragoni, prova il destro, ribattuto, palla viva per Alvi, terzo con l'esterno a lato. A pescare Trimarco che ha un po' di campo davanti a sé. Spinge sulla destra, sterzata in zona tiro, Trimarco deviato, palla fuori, Argentina pericolosissima. Di Leo è andato a chiudere sulla conclusione di Trimarco al 42esimo. Ora Marjanovic prova la conclusione parata da Manis. Con Trimarco si invola sulla sinistra, di nuovo Trimarco accelera, ad affrontarlo Bernazzani, saltato netto Trimarco, conclusione, raddoppio, gran gol dell'Argentina. Trimarco ha fatto tutto benissimo, ha messo la palla nell'angolo, 2-0 per gli ospiti al quinto. Attenzione l'Argentina che riparte, ora un po' spaccato in due l'altra Pavoghera, pallone dentro, la finta, la conclusione 3-0 e ora cala la notte per l'oltre Pavoghera, gran gol del nuovo entrato Bettini. Bettini ha messo dentro. Mezz'ora sul cronometro, parte Alvi, Trezza, palla che gira sul secondo palo, la rimette dentro, Marjanovic manca l'impatto col pallone, questa era una buona occasione. Terzo cambio alle porte, intanto Dolcetti, la conclusione va in tuffo, Manis. Prova a inventare qualcosa, Cocu, destro secco, Manis, grande risposta al 36. Caso di punizione della sinistra. Parte Alvitrez, prova di testa di Leo, non inquadra lo specchio. Da uno sguardo al cronometro l'arbitro e ora arriva il triplice fischio di chiusura, l'Argentina vince nettamente 3-0 al Parisi. Pesante battuta d'arresto per l'oltre Pavoghera nel recupero della 31esima giornata.